È disponibile un aggiornamento per SketchUp 2020.2. Vediamo quali sono le novità principali. Come al solito i miglioramenti sono tanti, alcuni sono anche molto molto di dettaglio, piccolezze se vogliamo, altri invece sono sicuramente più interessanti, più evidenti per l'utente. Questi sono i tre che sicuramente saltano all'occhio e che vedremo in modo un po' più approfondito fra poco, ovvero la possibilità di modificare le linee, il layout e anche gli spessori. Questa a mio avviso è la novità principale in assoluto. Ma poi anche la possibilità di saldare fra loro bordi nel modello di SketchUp, vedremo che cosa può servire, e la possibilità di disattivare le inferenze della linea. Cosa sono le inferenze? Perché disattivarle? Vediamolo insieme. Ora, gli spessori di linea in layout sono una grossa novità, bisogna dirlo. Mentre fino ad ora gli spessori nella finestra, nel layout, avevano tutti lo stesso spessore, ora è possibile modificare in base al tag spessori, colori, motivo di linea, quindi avere delle viste molto molto più variegate. Vediamone un esempio. Supponiamo questa sia una finestra che mi mostra un modello 3D, lo vediamo dall'altra parte. Ecco, con la vecchia versione di SketchUp non avremmo potuto fare altro che mantenere quello spessore di linea per tutte le linee presenti. Ricordiamo che lo spessore delle linee è determinato dallo stile che si sta utilizzando, quindi a seconda dello stile che stavo usando c'era uno spessore delle linee maggiore o minore. Con questa nuova versione di SketchUp Pro e quindi di Layout 2020.2 invece abbiamo nella finestra modello di SketchUp questa nuova sezione legata ai tag, questa colonna che vediamo qui sulla destra, che mi permette di associare per ciascuno dei tag che io ho assegnato le varie parti nel modello, arredo, pilastri, muri, solai, delle caratteristiche grafiche differenti, un po' come si farebbe con i classici layer del CAD. Clicco in corrispondenza del tag che voglio modificare, supponiamo si tratti del tag delle finestre, ne vediamo qui una sulla sinistra. Clicco sul pulsante corrispondente, la finestra mi mostra quindi queste tre classiche caratteristiche che definiscono un tag o layer, che dir si voglia, quindi il motivo di linea, che può essere impostato anche nel modello di SketchUp in realtà, ma qui può essere impostato un colore nello specifico, quindi potrei andare a mettere un colore rosso, faccio un esempio giusto per renderlo bene evidente, e un spessore di linea, clicco OK. Questo tag in questa finestra mi si presenta in questo modo, con questo spessore, con questo colore, con questo motivo. In questo modo riusciamo quindi a differenziare in maniera molto agile all'interno della tavola questi aspetti grafici. Sulla sinistra vediamo la visualizzazione vecchia, tutto dello stesso colore, tutto dello stesso spessore. Sulla destra vediamo una serie di differenziazioni. Finestre, porte, arredo, altri elementi possono avere, che sono colore grigio chiaro, uno spessore più sottile e quindi avere delle tavole più professionali. Era un po' ora, se vogliamo, che fosse introdotta questa impostazione. Ecco, per chi si sta chiedendo, ma allora devo andare per ogni finestra a fare tutta questa serie di impostazioni, cioè per ogni singola inquadratura, piante, prospetto, sezioni, devo andare a fare tutte queste modifiche manualmente? Ecco, dico subito che ho fatto una verifica immediatamente per vedere che questa cosa fosse stata pensata, cioè la possibilità di copiare lo stile, le caratteristiche che ho in una finestra, come questa, le posso riversare sulla finestra accanto. E quindi posso facilmente ereditare questa serie di impostazioni che ho dato ad una finestra anche alle altre vicine, in modo da avere una uniformità dal punto di vista grafico. Siamo alla seconda novità della versione 2020.2, l'introduzione della saldatura fra bordi. Significa che posso letteralmente unire in una sorta di polilinea quelli che sono stati disegnati come bordi separati. In questa rapida GIF ho cercato di riassumere un po' questo passaggio. Quelli che sono tutta una serie di bordi che voglio utilizzare come percorso, magari per una copia su percorso, e quelli posso saldare insieme. Questa cosa precedentemente la si sarebbe dovuta fare con delle estensioni esterne apposite, mentre ora lo si può fare nativamente. Ne vediamo un esempio. Supponiamo di voler copiare tutta questa serie di montanti su questa staccionata che mi delimita il lotto. Ebbene, nascondo questa che già avevo realizzato,
che cosa si sarebbe dovuto andare a fare? Si sarebbe dovuto installare come minimo l'estensione Weld che saldava fra di loro questi bordi. Io devo in qualche modo comunque averli questi bordi, chiaramente, me li devo disegnare, me li devo estrapolare in qualche modo. In SketchUp, come si sa, questi sarebbero tanti bordi separati, distinti l'uno dall'altro. Per realizzare operazioni appunto legate a tante estensioni, c'è la necessità che questi siano saldati fra di loro. L'estensione che utilizzerò fra un attimo è Path Copy, gratuita, permette di copiare lungo percorso appunto tutta una serie di elementi, ma per utilizzarla ho l'esigenza che questi siano tutti saldati fra di loro. Quindi faccio un bel triplo clic che me li seleziona tutti, tasto destro, bordi saldati. Eccola qui la nuova funzione che mi compare nel menu contestuale, cioè quello che mi compare quando clicco tasto destro. Clicco bordi saldati, andiamo a vedere fra le loro proprietà, non si chiamano più semplicemente bordi, non sono più 57 gli elementi che sto selezionando, ma è un unico elemento, curva, composto di 57 segmenti. Se deseleziono, faccio un solo clic, viene selezionata tutta per intero, con un solo clic, quindi è diventato un'unica entità. Se utilizzo quindi Path Copy, seleziono il percorso e viene individuato tutto. Seleziono poi l'elemento che deve essere copiato e in un lampo ottengo questa copia di tutte queste di questi montanti su tutto il percorso. Quindi questi bordi saldati, questo non è una applicazione ma in realtà possono essere anche molte altre, fa sì che ci sia una sorta di polilinea anche in SketchUp. Veniamo alla terza di queste novità in ordine di importanza, più o meno ho cercato di metterle, questa se vogliamo un po' secondaria ma anzi torna sicuramente utile in una certa situazione, cioè quella di ricalco di un'immagine. In questa situazione mi sembra la sua importanza balzi all'occhio, cioè quella di poter disattivare le inferenze, l'allineamento che SketchUp mi suggerisce all'asse verde, all'asse rosso o agli altri punti notevoli all'interno del disegno. Quindi è una sorta di disattivazione di orto o polare, quel due tipi di allineamenti che ci sono nel CAD classico, che in SketchUp altrimenti sono sempre attivati. Vediamo innanzitutto la funzionalità, come in che cosa consiste. Prendo lo strumento linea, clicco in un punto e com'è? Sappiamo dal primissimo istante in cui si utilizza SketchUp, vediamo la linea colorarsi di rosso, verde o blu a seconda dell'asse a cui ci stiamo allineando. Se ora io vado a premere Alt una sola volta, e le istruzioni in basso mi ricordano anche a che cosa serve questa operazione, appunto di premere Alt, ecco disattivato totalmente l'allineamento, proprio come se avessi disattivato orto. Significa che posso andare a disegnare in modo molto più libero. Se invece riattivo, ripremendo Alt, riattivo le inferenze, ecco che mi si aggiungono le classiche inferenze di allineamento e di ortogonalità e non ho più un disegno così libero. Cosa me ne faccio di questo disegno così libero? Beh, in alcune situazioni, appunto quello di magari ricalco di una piantina, questa cosa diventa molto utile. Perché se ho l'inferenza attivata, quella all'asse verde, supponiamo, ho difficoltà a ricalcare linee che sono leggermente inclinate e piccole imperfezioni di questo tipo si presentano spessissimo, specie nelle ristrutturazioni. Quindi io adesso che c'è l'inferenza attivata ho l'asse verde, l'allineamento all'asse verde che cerca di prevalere. Mentre io voglio ricalcare questa linea che è leggermente inclinata, allora vado a premere Alt e quindi sono libero di ricalcare senza nessun tipo di allineamento o snap in sovrapposizione, appunto in sovrapposizione all'operazione che sto facendo, quindi riesco a ricalcare il tutto molto più facilmente. Con questo abbiamo concluso, queste erano le novità principali di questo aggiornamento durante l'anno, quindi della versione 2020.2. Grazie di aver ascoltato questo video e buon disegno con SketchUp.